Ciao a tutti ragazzi, io sono Jack One e questa sera giochiamo a The Corridor, che è un indie horror che trovate sul sito dell'indie database, per capirsi. E vi lascio il link del gioco in descrizione poi del video. E niente, stasera giochiamo a sto bel giochetto che insomma è una beta, per cui non dovrebbe durare tantissimo. E insomma, io lo provo, vediamo come va. Allora, da quel che ho letto, praticamente noi ci risvegliamo in questa stanza d'albergo e siamo nervosi per nessun motivo particolare, però lo lasciamo. Allora, praticamente qua abbiamo la nostra stanza, vediamo se possiamo interagire con qualcosa, ma praticamente è tutto fermo, nel senso che penso che l'unica cosa che si possa fare è aprire le porte e chiudere le porte, praticamente. Difatti qua abbiamo un telefono, lampada, letto, bla bla bla, per cui andiamo verso la porta. Ok, perfetto. Allora, partiamo già col discorso che è una lingua, credo sia russo praticamente, una roba del genere. Comunque vabbè. Meno male che c'è la lettera F. È molto strano. Non ricordo un corridoio così lungo nell'hotel. Allora, benissimo, fantastico. Ti sei svegliato nell'hotel e non sai e non ti ricordi quanto era. Chiuditi. Quanto era lungo il corridoio prima. Perfetto. Allora, intanto noi qua, intanto facciamo i complimenti a chi ha settato la grafica, insomma, a chi ha settato sto gioco, perché poteva quantomeno, cazzo, fare un soffitto diverso dal pavimento, praticamente. Vabbè, tranquillo. Allora, qua una serie di dipinti, non chiedetemi se sono presi da pittori particolari, importanti o meno. Qua abbiamo un telefono, una scrivania, vabbè. Qua alberi, che cazzo, sembra Slender, praticamente. Alberi di giorno. Allora, qua tramonto di sera, o non lo so praticamente. Allora, qua una bottiglia, cosa? Vabbè, qua non c'è niente intanto. Oh, porco demonio, fermi. Allora, calmi, calmi, calmi. Allora, qua non è cascato nulla. Cascato, caduto praticamente. Per cui teoricamente. Maledetta sedia, ti sei ribaltata da sola, spero praticamente. Vabbè. Allora, qua abbiamo finalmente degli oggetti nuovi in questa stanza, nel senso che fanno la loro comparsa, forchetta e coltello. Peccato che non posso prenderli su. Qua c'è un armadio. Vabbè, qua una stanza che è uguale a quella dove mi sono svegliato. Allora, intanto siamo in questo nuovo corridoio dove ci sono sempre i soliti dipinti, la solita scrivania. Non vorrei che questo gioco qua fosse uno di quei giochi dove ripete all'infinito praticamente cioè un tratto di mappa che lo ripete sempre all'infinito e teoricamente ti fa mandare fuori di testa solamente per il fatto appunto di continuare senza sosta a farlo, perché qui è il fatto di vedere tutto sto corridoio lungo è abbastanza inquietante. E fatalità, qua la luce non c'è. Andiamo verso l'oscurità. Porca puttana, una bambina. Una bambina. O è una bambina o è Matano che mi sta trollando praticamente. Spero più la seconda. Ok, allora, prossima stanza. Qua c'è del vino ribaltato. E come al solito non possiamo fare niente se non ammirare il bellissimo arredamento e la mobilia in generale, praticamente, per cui dice di andare avanti. Allora, qua abbiamo un tavolo spaccato in due, un libro che non possiamo toccare, un dipinto. Oh mio Dio. Allora, credo che questo sia il dipinto più blasfemo mai visto in tutta la mia vita, praticamente. E vabbè, qua si stanno divertiti tutti quanti. Però
Sì, ciao, rock and roll. Bravo diavolo. Madonna, chi cazzo era quella roba lì? Cosa cazzo era quella roba lì? Oh, strega, oh, strega, oh, strega. Ah, merda. Merda perché ci sono delle ragnatele. Quando ci sono delle ragnatele non è mai un buon segno. Qua non possiamo fare assolutamente niente. Andiamo giù, dipinti ragnatelosi. Porca puttana, mi sa che qua siamo finiti nella tana di Spider-Man. Spero che sia gentile e mi lasci stare praticamente, perché qua ragnatela non finire. Andiamo avanti. Salve, oi, che cazzo? Oi. Ho solo fatto una domanda. Buongiorno, mi sa indicare l'uscita cortesemente, o quantomeno che mi spiega perché ha deciso di morire seduto? Intanto qua, porca puttana, sto qua invece, madonna, l'hanno attaccato via praticamente. Benissimo, andiamo sempre verso la cosa più oscura. Bene, bene, altra gente attaccata via. Questo qua che porca puttana, cosa è successo invece? Cos'hai fatto? Bagno turco e sauna insieme, ti sei scoriato tutto. Qua ci sono i soliti teschi per terra. Ma che cazzo ha un cranio del genere, praticamente, no? Minchia, allora noi siamo sempre nella merda, anche se ora qua questa è una ragnatela insuperabile. C'è sempre gente messa male, immancabile il nostro comodino con mobilia annessa inutile praticamente, però quantomeno non è ricoperto di ragnatele. Vai, facciamoci il giro qua. Vabbè. Sa, buongiorno, buongiorno a tutti. Devo scendere da quel che vedo. Perfetto. Allora, ok, quindi da qua non torno indietro, credo di aver firmato la mia condanna a morte. E volevo farvi notare i teschi a mo'. Oh, minchia, allora, teschi dappertutto, fiaccole. Un torso, un busto, come cazzo lo chiamate? Oh santo Dio, non è che ti devo prendere, tipo, non ti devo dare un bel bacio. No, niente, andiamo avanti. Qua un altro torso, cominciamo a cambiare l'arredamento, ma meno male che a tre quarti del gioco praticamente lo sviluppatore si è deciso a. Ostrega. Ostrega, che cazzo è sta qua? Ciao. Piacere, io sono Jaquan e benvenuti in un nuovo video. Sei in un mio nuovo video. Sei la protagonista del mio prossimo video. Facciamoci un vlog insieme. Minchia, che eccesso. Vabbè, via. Allora, non ho capito. Non ho capito cosa la presenza di quell'essere praticamente. Noi andiamo avanti. Nel frattempo, sapete cosa faccio per sicurezza, visto che confido nella sua ignoranza in fatto di come si sta al mondo, praticamente. Chiudiamo la porta. Chiudi. Allora, fiaccole. Spero sia del vino, sto qua. Son bloccato con te. Oh, cazzo, qualcuno sta respirando dietro di me? Chi è? Chi è che mi sta trollando in questa maniera? Andiamo avanti. Ok, allora c'è quella bambina di me. Oh, porca puttana, ancora. Ancora, allora. Che cazzo faccio con sta qua, Utei? Tesoro? Non sei figa, scusa il termine, ma non proprio zero, cioè nel senso. Mamma mia, che roba brutta. Chissà perché ho una mezza impressione che sta qua mi ammazzerà praticamente a forza di dai. Lei cosa dice? Lei che è il nostro prossimo intervistato.
niente da riferire. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Cazzo, qua praticamente la moda è morire sempre seduti, praticamente. Con chi? Cosa t'ha fatto mia sorella? Scusa, no, adesso va ben tutto, ma mia sorella non la lasci stare. Anche perché non ce l'ho, per cui. Ma vai in culo, ma ancora. Ascolta, allora, innanzitutto parliamone, nel senso che non mi puoi fare la stalker e ogni 50 metri essere lì che ti dimeni e fai le tue convulsioni strane, porca puttana. Allora andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Guarda qua, torsi vivi, signori, attenzione, chissà perché. Guarda qua. Buongiorno. Merda, dove devo andare adesso? Ho come l'impressione che non siano molto amichevoli praticamente. Merda, torsi ovunque, salta, 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 via, 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 via. Ok, allora, siamo stati attaccati da dei torsi e la cosa non mi è piaciuta proprio per niente. Caro amico mio, fatti vedere perché non sei proprio bello. Oh, alleluia, alleluia, siamo tornati in una stanza. Siamo tornati in una stanza apparentemente tranquilla. La presenza del. E si è cambiato anche il soffitto. Attenzione, per cui. Ok, quindi. Non ho idea di dove. Oh, vuoi vedere che era tutto un incubo? Almeno spero. Per cui. Ci risvegliamo sempre nella stanza di prima. E non mi sembra sia cambiato niente, nel senso che le cose sono sempre al loro posto, però ho come l'impressione di sbagliarmi praticamente. Vabbè, io che vado fuori praticamente. Questo. Quindi non era un incubo. Siamo effettivamente caduti vittima di quella stalker maledetta. Allora, ragazzi, che dire di questo gioco? Innanzitutto mi scuso perché sono un po' raffreddato e non so se avete sentito il tono della mia voce, era molto. Non sono al massimo della forma, praticamente. Allora, commento veloce su sto gioco. Allora, l'idea è carina, nel senso che comunque il fatto di fare ogni volta lo stesso corridoio, però aggiungendo pian piano praticamente varie pseudo trappole o comunque suoni un po' cupi, dettagli tipo ragnatele, così può funzionare, per carità. Secondo me c'è da migliorargli ancora qualcosina, perché comunque a livello di disegni è tutto molto grezzo, insomma, ecco. Adesso non vorrei dire una boiata praticamente, però teoricamente è come paragonare tipo Slender, quello originale, al di Arrival, giusto per capire la differenza tra grafica e quant'altro, no? Ecco, diciamo, questo qua è ancora un grezzo, adesso non so se glielo confermeranno mai, e eventualmente, insomma, vedremo gli sviluppi per questo giochino. Allora, io direi che per questo episodio chiudo qui. E se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollicione in su. Vi lascio il link del gioco, il link della pagina di Facebook dove potete iscrivervi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!